Buongiorno. Ci troviamo nel Museo di Chimica. Il Museo della Chimica è stato fondato all'inizio degli anni 2000 in occasione del trasferimento del Dipartimento dal Palazzo delle Scienze qui a Monserrato. Durante il trasferimento evidentemente sono venute alla luce numerose vecchie strumentazioni che si è pensato di esporre e di renderle fruibili al pubblico. Questa tavola periodica è costruita in modo particolare perché è una tavola interattiva. Per ogni elemento, oltre alle notizie classiche che sono riportate in tutte le tavole periodiche, abbiamo anche qualche notizia aggiuntiva, per esempio per cosa viene utilizzato quell'elemento o, per che cosa, o dove lo si trova in modo più abbondante in natura. Cominciamo dalla zona dedicata ai computer, computer che fin dal loro esordio hanno accompagnato numerosissimi studi qui nel Dipartimento di Chimica. Il pezzo forte della collezione è l'Olivetti P101, e fu praticamente un computer rivoluzionario perché fu il primo a utilizzare una scheda magnetica per la memorizzazione dei dati. Abbiamo poi altri computer che sono questo dell'HP e l'altro della Apple. Si può vedere che sono tutti e due computer risalenti alla fine anni 60, inizio anni 70 per quanto riguarda l'HP e invece fine anni 70, primi anni 80 l'Apple 2E. Una curiosità solo per quanto riguarda l'HP, la parte centrale che vedete, questo scatolone enorme, altro non è, farà ridere molti sicuramente, che l'espansione di un K della memoria che aveva il computer di un K. Naturalmente anche la segreteria del Dipartimento ha subito un'evoluzione nel tempo e si è adattata via via alle innovazioni che la tecnologia ha offerto. E qui sono riportate solo alcune delle cose che sono state utilizzate negli anni, sono le vecchie macchine da scrivere ovviamente, una bilancia pesa apposta, e le vecchie calcolatrici sono piuttosto datate che servivano per appunto la contabilità dell'amministrazione. Contiamo di arricchire questo armadio ancora con qualche pezzo che ancora abbiamo a disposizione ma che è in fase di restauro. Qui abbiamo una teca allestita recentemente dove abbiamo riposto alcuni vecchissimi strumenti dedicati alla misura della densità dei liquidi, al punto di infiammabilità delle sostanze e alla viscosità dei liquidi. Qui siamo nella zona dedicata alla distillazione. Ci sono esposti alcuni distillatori, come vedremo tra breve, e due cartelloni con i quali i ragazzini delle scuole si fermano un attimo e giocano con i due tabelloni allestiti dal gruppo di didattica della chimica Università Scuola. Sono due cartelloni dedicati agli aromi a tavola e agli odori di Sardegna, piante officinali in pratica e alcuni cibi che accompagnano tutte le nostre tavole. E ovviamente la strumentazione che permette di estrarre il principio attivo, la molecola chimica, diciamo, che dà origine all'odore particolare che noi associamo a quel determinato alimento o a quella determinata pianta officinale. Qui abbiamo un vecchio banco chimico portato dal Palazzo delle Scienze in occasione del trasferimento. È un banco che risale al 1938, pare, almeno dai nostri archivi risulta così. C'è da qualche parte un'etichetta che riporta la ditta di costruttrice sia del banco che della cappa che vedremo tra poco. Si tratta della ditta anonima, società anonima Carlo Mangini di Pavia, che nel 1938 costruì appunto questo banco e la cappa che l'accompagna. Il banco, come vedete, è stato portato qui da uno dei laboratori assieme al pavimento che appunto faceva parte del laboratorio stesso, ed è stato ricreato un po' l'ambiente nel quale il banco stesso veniva utilizzato nei vecchi laboratori.
In questo armadio sono stati raccolti una serie di accessori in vetro che vengono usati in laboratorio per gli esperimenti comuni che vengono svolti nei vari laboratori di ricerca. Alcuni di questi oggetti è stato disegnato apposta per quello specifico esperimento e fatto costruire apposta dai vetrai. Quindi pezzi unici utilizzati, non so neanche dirvi per che cosa esattamente in alcuni casi, e in altri casi invece avete semplicemente l'idea della forma che può avere la vetrina in laboratorio e di quante, diciamo, tipologie di esperimenti si possono compiere con queste forme, con questi vetri. Ripeto, è solo una piccola parte di ciò che si può trovare in un laboratorio chimico. Questa è la zona dedicata ai pHmetri, che sono strumenti utilizzati per la misura del pH delle soluzioni. Abbiamo qui varie tipologie di pHmetro, risalgono quasi tutti agli anni 60-70 grosso modo, e abbiamo anche una serie di bruciatori, come vedete, bruciatori Bunsen vengono chiamati, anche questi in varie forme e varie fogge, venivano utilizzati per avere fiamme piuttosto con temperature piuttosto elevate, si arriva anche fino a 1200 gradi con un bruciatore Bunsen. Qui abbiamo alcune bilance piuttosto datate, e abbiamo bilance che vanno dall'inizio del Novecento fino ai giorni nostri. E la bilancia è uno strumento molto importante in un laboratorio chimico. Queste sono tutte bilance analitiche che arrivano alla determinazione della massa di una sostanza fino al decimo di milligrammo, cioè la quarta cifra decimale sul grammo. Qui siamo di fronte al pezzo forte della collezione museale. Si tratta della bilancia di Deluy, acquistata nel nostro dipartimento intorno al 1864-70, grosso modo. Non abbiamo la data certa. Verosimilmente fu acquistata dal professor Missaghi, che venne qui come ordinario di chimica in quegli anni. Era una bilancia di precisione, serviva per la determinazione della massa delle sostanze in modo molto accurato e consentiva anche la misurazione delle masse dei gas. Qui alle mie spalle vedete esposto l'impianto pilota per la produzione dei fili d'acciaio ottonato. Hanno un utilizzo molto importante ed è legato alla fabbricazione dei pneumatici radiali. All'interno delle ruote delle nostre macchine, all'interno della gomma che vediamo esternamente, ci sono dei fili d'acciaio che danno un rinforzo notevole a tutta la struttura e la rendono resistente alle sollecitazioni a cui le sono esposte. L'ottonatura di questi fili si rende necessaria per un semplice motivo: se usate semplicemente l'acciaio come filo all'interno della gomma, questo non aderisce alla gomma. Se invece il filo viene prima ottonato, cioè viene ricoperto da un sottile strato di ottone, l'ottone aderisce perfettamente all'acciaio, ma aderisce altrettanto bene alla gomma, per cui crea un'interfaccia, un tramite tra acciaio e gomma, e quindi garantisce le proprietà di adesione perfetta alla gomma stessa. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di arrivare fino alla fine di questo filmato, nella speranza che abbiate trovato qualcosa di interesse, qualche spunto da approfondire. Non mi resta che augurarvi una buona giornata e vi aspetto numerosi, naturalmente, al Museo di Chimica.